Questa carovana per me è stata un'esperienza straordinaria in cui ho imparato moltissimo e voglio ringraziare la banda Bassotti per aver costruito questa esperienza. La presenza di una parlamentare europea ha dato una connotazione ulteriore a quello che è il lavoro che storicamente la carovana ha prodotto e ha rotto un tabù. Il fatto che una parlamentare chiedesse e si impegnasse ufficialmente a chiedere il riconoscimento delle repubbliche e parlasse esplicitamente del carattere contrario ai valori dell'antifascismo del regime di Kiev ha sicuramente creato qualche elemento di nervosismo ulteriore. La follia e l'arroganza di chiedere addirittura un'estradizione per poter essere processati per terrorismo, appunto, denota veramente un atteggiamento allucinante, ma d'altro canto in linea con quello che è il regime di Kiev. Noi abbiamo pochi giorni fa festeggiato in Italia il 25 aprile. Il partito di cui è espressione l'alta rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, Federica Mogherini, è sceso in corteo a Milano non portando e rivendicando il valore dell'antifascismo, ma definendosi patriota d'Europa, noi patrioti d'Europa. Ecco, se i patrioti d'Europa non hanno come loro fondamento l'antifascismo, diventa anche possibile che l'alta rappresentante della politica estera dell'Unione non consideri un problema fondamentale il fatto che il regime di Kiev abbia. Io penso che sia necessario continuare a denunciare la complicità dell'Unione Europea con il regime di Kiev. Una complicità che si è esplicitata in più passaggi. Faccio riferimento ad esempio a quando è stato invitato Poroshenko a partecipare in una seduta del Parlamento europeo in connessione streaming e io, come altri deputati del mio gruppo, siamo usciti dall'aula. Ma insomma, che l'Unione Europea sia complice del regime di Kiev e che non dica una parola sul carattere, diciamo, nazista esplicito di alcuni componenti del governo di Kiev, io penso che dica molto di quello che attualmente è l'Unione Europea. Si è potuto permettere che uscisse una nota della portavoce del ministro degli esteri di Kiev, in cui si appunto faceva riferimento a una dichiarazione del governo italiano che ha semplicemente precisato che io ero lì a titolo personale e che il governo italiano ribadiva la propria amicizia con il governo di Kiev. Che di fronte al fatto che cittadini italiani e una parlamentare italiana diciamo, siano oggetto di una richiesta di estradizione per terrorismo, io credo che la Farnesina avrebbe dovuto appunto respingere esplicitamente e stigmatizzare una richiesta di questo tipo. Da questo punto di vista, diciamo, i vaneggiamenti del governo di Kiev, mi auguro non trovino risonanza presso il governo italiano. E questa carovana è stata come un ponte che prima non c'era, che adesso è stato, materialmente costruito, almeno la dico dal mio punto di vista, che, ho preso parte per la prima volta. Abbiamo incontrato sindacati, abbiamo incontrato partiti, abbiamo incontrato le persone, abbiamo incontrato donne e uomini che vivono la quotidianità di una vicinanza col fronte, abbiamo portato medicine, giocattoli, è stata una solidarietà militante, concreta, antifascista. Io credo che ci sia un punto politico che riguarda la legittimità delle popolazioni di quelle repubbliche a decidere per la propria autodeterminazione. E c'è una battaglia antifascista che andrebbe sostenuta attraverso il riconoscimento delle repubbliche. Dite la verità di quella che è la realtà di quelle popolazioni, di quella situazione, è quello che abbiamo visto. Abbiamo visto ad esempio una manifestazione del 1° maggio assolutamente partecipata a livello
popolare, abbiamo poi saputo che i media di Kiev raccontavano quella manifestazione come sono stati costretti con le armi a partecipare alla manifestazione del 1º maggio. Ciò che dirò al Parlamento europeo con appunto una petizione per il riconoscimento delle repubbliche è che appunto lì è in corso una battaglia che ha una chiara connotazione antifascista. Questo è un punto che io voglio rimarcare perché ci sono detto da molti degli interlocutori che abbiamo incontrato. La connotazione antifascista è nettissima e non può essere riassorbita in altre categorie, filo russi, filo Putin. Lì c'è in primo luogo una forte connotazione antifascista. C'è un elemento di autodeterminazione di quelle popolazioni che va assolutamente rispettato e che in questo momento invece non viene rispettato.